professore, per niente. È giusto. Ma ci dovrei essere io. Allora, si fa perché è tutto. Fare memoria di Giacomo Sassoli e esprimere gratitudine e apprezzamento per il contributo che lui ha dato, partendo dalla sua formazione cattolico-democratica, partendo dalla sua esperienza della Rosa Bianca, a un'Europa diversa, da molto umano. Un'Europa alternativa al sovranismo, un'Europa alternativa alla dimensione soltanto bancaria e finanziaria, un'Europa alternativa ad ogni forma di violenza e di guerra, un'Europa alternativa all'intolleranza nei confronti dei migranti. Davide Sassoli ha segnato la storia dell'Europa, di un'Europa che non più delle banche è diventata finalmente, a seguito della pandemia, l'Europa dei diritti, a partire dal diritto alla salute. Ecco la ragione per la quale è importante che in questo edificio dell'amministrazione comunale, che condivide con l'università e che sede gli studi universitari, si possa fare memoria di Davide Sassoli, che ha fatto da Rosa Bianca un suo punto di riferimento, quel punto di riferimento che abbiamo insieme condiviso in tanti anni di impegno e quel punto di riferimento che reca i nomi di due studenti tedeschi, fondatori di un movimento che è stato stroncato con violenza nel sangue del nazifascismo, ma che rimane un riferimento per il diritto di libertà che l'Europa deve garantire. Diritto di libertà e diritto alla vita, una parola, diritto alla pace, che tra i diritti è il diritto dei diritti.